Il problema è che in questi 30 anni in Sicilia ad essere latitante è stata anche e soprattutto la politica. Ne parliamo questa mattina con Andrea Del Mastro. Che una bella bestia. Esponente di spicco di Fratelli d'Italia, buongiorno, ben trovato, si accomodi. Maurizio Gasparri. Ma che oh! Vicepresidente del Senato, ben trovato, benvenuto. Due pezzi grossi della maggioranza di governo qua in studio con me. Vedo anche Dino Giarrusso, europarlamentare, ex esponente dei 5 Stelle, ma siciliano doc, quindi buongiorno. Mi interessa molto anche il suo parere stamattina, perché francamente uno dei temi che viene fuori è che cos'è la Sicilia oggi. Ma io che cazzo ne so? Insomma, ci dobbiamo un attimo rimmergere no, in questa realtà, in questo piccolo paese dove è stato scoperto il secondo covo di Messina Denaro, a poca distanza dal primo, quindi tutto la luce del giorno. Ok. E vediamo anche la reazione di Piff. Io non giudico. Lei non giudica? Io non mi interessa a me queste cose. Come che le interessa? È il super latitante, decine di omicidi sulle spalle. E che ha fatto? E che ha fatto? Non scherziamo, Per me hanno fatto un errore, poi. Cioè hanno fatto un errore ad arrestarlo, dice. Certo. Per 30 anni ci hanno mangiato tutte. Ma no! Dopo 30 anni che sto con è più buono. Dopo 30 anni che sto con è più buono. Ci resti 40 capo da bocca, io sta che la buttare la mano. Queste persone qua mi fanno più schifo del mafioso. Perché nel 2023 non è possibile. Non c'è più giustificazione. Noi viviamo in questa vita, con questa situazione, per queste persone qua. Io non ho paura del mafioso, io ho paura di questo signore qua che magari non è neanche mafioso. Vaffanculo. Insomma, la verità è che c'è un tema di stato assente, perché se poi il welfare e chi fa mangiare tutti e chi si occupa di tutti è la mafia, cioè abbiamo un problema che va ben oltre lo schifo per il singolo cittadino di Castelvetrano, per come la penso io. Tu sei una giova, non sai che sei una giova, no! Io lunedì mattina dissi è un bel giorno per l'Italia, è una vittoria dello Stato e quindi per tutti noi. Mi sono ritrovata poche ore dopo a vivere dentro invece un vespaio di polemiche su come invece tutta questa cosa era prevedibile, Messina Denaro si sarebbe consegnato, video, TikTok, Baiardo, insomma vabbè, sapete tutto. Ehi, ma è del mestiere questo? E anche di Matteo, insomma, in qualche modo fa riferimento a qualcosa che non quadra, sentiamo un attimo. Di fronte a certi comportamenti così apparentemente incauti, credo che l'alternativa sia abbastanza chiara. O Matteo Messina Denaro si sentiva talmente protetto a livelli alti da adottare questi comportamenti così incauti, certo che non lo avrebbero mai arrestato, oppure si è fatto arrestare. Oppure ha accettato l'idea nell'ultimo periodo di essere arrestato non facendo nulla per nascondersi. Cioè Del Mastro, l'avete un po' avvilito? Che no, c'è? Io sono avvilito all'idea che di fronte all'arresto di Matteo Messina Denaro, mentre dovremmo celebrare lo Stato trionfante con la serpe mafiosa prima braccata e poi finalmente presa, raccontare ai nostri giovani che in ogni caso ha vissuto da braccato, che poi lo abbiamo preso, dobbiamo dare adito ad una serie di complotti. Ma vai a cagare. All'inizio si parlava della l'accordo con l'ergastolo ostativo. Ma che cazzo stai a dire? Beh. Vuole dire che non sanno fare i patti, perché abbiamo mantenuto l'ergastolo ostativo e si è consegnato. Adesso sento anche di Matteo, che molto, le cui analisi molto spesso condivido. Non devi dire cazzate. Pensava di poter godere gli appoggi, evidentemente non ne godeva, lo abbiamo preso. Non esageriamo adesso. Oppure pensava, si voleva consegnare. Se si voleva consegnare perché non ce la faceva più è perché lo Stato gli rendeva la vita difficile. In ogni caso, noi abbiamo solo da festeggiare. Oggi dobbiamo tutti essere contenti e ringraziare magistrati e carabinieri, essere contenti anche come parte politica perché abbiamo tenuto sull'ergastolo ostativo, gli renderemo la vita impossibile se non collabora anche nel corso della detenzione, perché con la mafia non si devono fare né sconti e non si deve arretrare. È un coglione. Mi sopravvaluta. Soca!
mucca! Vi faccio anche vedere novembre. Novembre. Una mucca! Non è l'arena. Massimo Giletti intervista a Baiardo. Pentito. Personaggio strano, su Baiardo girano tante voci, si dice che ogni tanto arrivano dei pizzini attraverso Baiardo, però sentiamolo perché è abbastanza inquietante. Vediamo. Giletti, l'unica sua speranza, e sinceramente me lo auguro anch'io per loro, perché sono giovani, perché che venga abrogato Stergastolo stativo. Sto cazzo! E magari chi lo sa che arriva un regalino, che magari... Presumiamo che un Matteo Messina Denaro sia molto malato, che faccia una trattativa lui stesso di consegnarsi e fare un arresto clamoroso. Però lei mi fa capire che la famosa trattativa non è mai finita allora. E ne mai finirà, prima detto. Allora, naturalmente lei lo capisce bene, Gaspari, il nostro dovere è farci le domande. Nulla togliendo a questo arresto importantissimo e anche, come dire, che è una gran buona notizia per l'Italia, su questo io sono d'accordo, però certamente ci sono degli elementi che creano dei dubbi, no? Ciò che uno desidera. Allora, qualche attimo. No! Adesso è già russo. Allora, ci sarebbero tante cose da dire. Innanzitutto sono d'accordo sul fatto che questa è una vittoria della magistratura e delle forze dell'ordine, perché polizia e carabinieri poi rischiano in prima persona quando si combatte la mafia, e purtroppo qualcuno è stato ucciso per questo, penso anche in passato, Boris Giuliano, a giudici come Livatino, Falcone, Borsellino, eccetera. D'altro canto è anche giusto chiedersi come sia possibile non solo che un latitante rimane tale per 30 anni, ma che va in una clinica del centro di Palermo come qualunque libero cittadino e si scopre solo dopo 2 anni, credo che si curava, che era Matteo Messina Denaro e non il geometra buona fede. Questo è inquietante. È chiaro! Però, scusatemi, ciascuno di noi può avere l'opinione che vuole su questo, ma che sia una vittoria dello Stato e che ci sia soddisfazione per questo è giusto. Condivido quello che dice il mio ex collega Piff, quella mentalità fa schifo, condivido il suo vaffanculo, ne ho detti in questi anni, Mirta, tu lo sai, di vaffanculo del genere, e qualcuno mi sta anche chiedendo dei soldi, per questo mi hanno fatto delle cause civili, mi difenderò. Un'idea geniale. Perdonatemi, se la mafia fa così schifo, se la mafia è così orribile, se siamo tutti d'accordo che fa schifo, ma perché in Sicilia un politico che è stato condannato in forma definitiva per favoreggiamento alla mafia, e parlo dell'ex presidente Totò Cuffaro, oggi insieme al centrodestra governa il comune di Palermo e la regione siciliana, e lo avete accolto. Perché lo avete accolto? E come si fa? Dico io. Dice, ma si è riabilitato. Non scherziamo. Sarebbe stato un ottimo esempio dire basta, hai sbagliato, ti sei pentito, hai pagato il tuo debito con lo Stato, bene, fai il medico, fai il volontario, fai quello che ti pare, non fare proprio più politica. Noi i tuoi candidati non li vogliamo. Finocchi. Noi i tuoi candidati non li vogliamo, se vi fa così schifo la mafia, non li accettate i candidati di Cuffaro. Non accettate la sua lista, e invece l'avete accettata, perché porta voti. Come mai porta voti uno che è stato condannato per mafia? Ma vieni, ma vai! Se parliamo di mentalità, signori miei, sta mentalità non la possiamo chiedere solo al signore che chiude la porta di casa sua, la dobbiamo chiedere soprattutto alla politica, abbiate pazienza. Nordio, sapete bene come sono andate le cose, viene qui da me il 22 di dicembre e dice quella frase sul fatto che i mafiosi non parlano al telefono, cioè parlando di intercettazioni, spiegando che lui vuole mettere un freno alle intercettazioni che secondo lui ormai dilagano e vengono usate in modo sbagliato, dice questa frase. Durante queste giornate, naturalmente post arresto di Messina Denaro, quella frase gli viene più volte ributtata addosso. Infelice. È una frase infelice, lui però da buon Nordio, perché Nordio tutto lì si può dire tranne che non sappiamo esattamente chi è e come la pensa da molto tempo a questa parte. È un coglione. Ben prima di diventare ministro continua a mantenere la sua posizione molto precisa. Ognuno di noi vede la realtà attraverso la lente più o meno deformante della propria, chiamiamoli, dei propri pregiudizi. Ministro dell'Inferno. Quindi è perfettamente normale che ci siano dei colleghi che, avendo sempre fatto i pubblici ministeri antimafia, abbiano una visione estremamente, chiamiamolo così, severa di questi problemi. Mocca la bocchina, mamma! Ma l'Italia non è fatta di pubblici ministeri e questo Parlamento non deve essere supino. Comunque sentiamo, punto. Perdonatemi, la buongiorno, Gasparri fa le scalette la mattina. No, io non la buongiorno. La buongiorno e poi del maestro Gasparri. E la sua scaletta, la difendo. Perché sono le caculo. Cioè.
replico all'osservazione che ha fatto prima Giarrusso, si può discutere sull'opportunità delle coalizioni, dei candidati. Un conto è il concetto di opportunità, ognuno fa le sue valutazioni, poi gli elettori votano e si sono espressi. Può accompagnare solo. Però Cuffaro, voglio dire, è buona condanna, l'ha scontata, non si può candidare, non si candida, quindi non governa. Parlavo esattamente di opportunità politica, hai ragione. Giarrusso, siccome noi ci siamo, abbiamo un'alleanza, lui non è candidato, non è candidabile, ha scontato la sua pena, uscì quella mattina dal Parlamento ed è andato in carcere, dove è stato, dove ha fatto, non ha recriminato, non tutti lo hanno fatto. C'è il ministro! Dopodiché sulla politica possiamo dibattere, però i candidati e le persone non hanno nessuna contiguità o responsabilità, se no facciamo pensare che si fa quella lista. Quel medico era candidato con Cuffaro, eh? No, quel ma non adesso, era non adesso, con non adesso. Non però, è un caso, secondo me. Non era perfetto. Candidato con voi o con scusami, Stelle, scusami, con era con Cuffaro. Però guarda non caso. Era candidato adesso. Se rifacciamo la storia d'Italia, io prima ho citato il 1926, il prefetto di Ferro Mori. No, possiamo certo, dire ma, molte ma... cose. Anche per Grillo, carità. Tu non fai parte del movimento di Grillo, raccomandava quello degli armatori onorato. È una cosa che pure quella è inopportuna, no? È inopportuna. Ma stiamo per parlando quanto riguarda le intercettazioni, io non voglio proprio nemmeno alzare la voce, lo dico con pacatezza. No, pacatezza. Mafia, terrorismo, una serie di reati. Bisogna che le intercettazioni restino. Il vero problema qual è? Che te la vinde il culo. L'estensione a strascico. Che si fa? Molte volte intercetto quello, quell'altro, l'autista, a volte serve perché il reato spia. Ha visto, bravo, legga l'articolo di Fiorenza, se lo leggerò. Quelli ascoltavano tutti, allora, i parenti di Messina, questo è un po' il tema. Conosco la materia, quindi nessuno è contro l'uso dell'intercettazione, il problema è non abusarne anche quando non ce n'è necessità. Poi il vero tema sa qual è? La divulgazione, esatto. Questo è il tema, lo dico, io sono giornalista professionista, non autorevole come Nella Sarzanini, ma dall'85. Bocciato! Lei è una regina del giornalismo. Un attimo, all'aria che tira, il ministro Nordio ha detto elimineremo il Trojan, va eliminato. Allora, grazie al Trojan si sono scoperti dei complotti, per esempio quello dell'ENI, dove qualcuno stava infangando qualcun altro, grazie al Trojan si è scoperto che quella era una bufala e qualcuno è andato a processo e qualcuno è stato condannato, quindi il Trojan non va eliminato, lo ha detto da Mirta, non me lo sono inventato io, ragazzi. Perché dire no? Se dico sono neri mafiosi... dice che sa Gasparri? Niente! Quindi a me è successo questo episodio, che nella serie la magistratura. Allora, hai l'abbiamo ritrovato il nostro Nordio. È andato bene. Sono avuto conseguenze. Giarrusso, se usciva su un giornale, io avevo detto che c'erano le bande nere. Provolone. Pubblicità. Ecco, ma il Trojan, per esempio, perché so che bisogna, insomma, ci sono molti che chiedono che venga tolto. Beh, deve essere tolto, quello è un'arma incivile. Cioè, ti affermo che ci do una statuetta in fronte, ci do. All'Aquila c'era un imprenditore intercettato perché evidentemente era sospettato di corruzione, non so se fosse pregiudicato o meno, non mi interessa, che dice io ridevo come un pazzo alle 3 di notte quando c'è stato il terremoto. Quel terremoto sono morte diverse persone, studenti, è stata una tragedia per l'intera regione. E allora, giornalisticamente, è molto rilevante che la gente sappia che il livello di corruzione in quel periodo storico, in questo paese, era tale che un imprenditore poteva dire quella roba lì. Ditemi voi. Io da ex giornalista ritengo che questo fosse sacrosanto. Sono d'accordo invece col Dalmastro quando parla di relazioni private, di che ne so io, di cose che, allora, quando parliamo con i nostri amici. Guardare ma dal è diverso, buco della serratura, cioè la formazione di una pubblica guardare opinione. Sono cose allora, differenti. Guardare dal buco della serratura è sbagliato, però dire che un imprenditore si mette a ridere quando sono morte le persone perché sa che piglia quell'appalto lì, non è sbagliato. È chiaro! Signore e signori, prego, guardate qui. Ok.